Cominciare con Roberto Giachetti, diciamo così, abbiamo sentito queste prime parole dove Conte rivendicava la responsabilità e anche il diritto di non riferire a proposito di questi incontri, cioè aver autorizzato l'incontro con il ministro della giustizia americano Barr, una figura molto vicina a Trump, con oggetto appunto il Russia Gate, diciamo così, il rimbalzo italiano, e ha detto, dice, io non dovevo dirlo a nessuno, non devo rispondere a nessuno, ma in generale. Ha chiarito, secondo lei, Giachetti? Ma innanzitutto, diciamo, se ha chiarito, lo sanno soprattutto i membri del COPASIR, perché senza che questo adesso domani mattina si dica che io voglio buttare giù Conte e andare a votare, perché qui ormai qualunque cosa si dice, se non è perfettamente in linea con quello che esprime il governo, subisce questo trattamento. Io penso che sia anche abbastanza anomalo che il Presidente del Consiglio, che interviene in una seduta segreta di un comitato parlamentare, poi esca fuori e faccia delle dichiarazioni che tutto sommato dovrebbero essere assolutamente ristrette nella segretezza di una commissione che nasce e come sappiamo, con un regolamento che impone la segretezza a tutti i commissari. Quindi diciamo, noi sappiamo quello che Conte ha detto in conferenza stampa. Presumo che Conte al Copasir avrà ulteriormente spiegato, perché ci saranno state delle domande da parte dei commissari, peraltro il commissario. Il presidente del Copasir rispetto all'opposizione ed è un rappresentante della Lega, che è l'onorevole Volpi, quindi immagino che lì avrà spiegato tutto quello che doveva spiegare. Per quanto mi riguarda, ovviamente Conte fa benissimo a dire che lui non doveva spiegare, eccetera, eccetera. Un'altra anomalia, io penso, e la vedo sotto il punto di vista dell'opportunità, è che Conte rompe sicuramente una consuetudine rispetto alla delega ai servizi segreti, perché negli anni la delega ai servizi segreti il Presidente del Consiglio, forse proprio per mettersi al riparo da qualunque tipo di polemica possa nascere, ha sempre deciso, o comunque quasi sempre è stato deciso, di dare la delega ai servizi segreti a un sottosegretario specifico della Presidente del Consiglio. Io ricordo quando c'era Renzi che per esempio il sottosegretario era Minniti, che poi è diventato ministro, poi Gentiloni nell'ultimo tratto, ma lì si giustificava perché eravamo a ridosso del voto, non la diede, ma in passato la delega ai servizi è sempre stata da un sottosegretario. Per il resto, quello che ha detto in conferenza stampa è quello che riporta i giornali, anzi i giornali riportano anche magari qualcos'altro che hanno giustamente saputo. Quello che ha detto al Copasir non lo possiamo sapere.